Grande sfidante italiano ce l'abbiamo qui, Emanuele Blandamura, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Sfiderà eh, il campione mondiale dei pesi medi WBA il 15 aprile e noi vogliamo sapere tutto, perché insomma, è importante, i pesi medi ci ricordano tante cose belle. Benvenuto, 38 anni, una sfida mondiale, perché? Come si sente Emanuele Blandamura? Buonasera a tutti innanzitutto, e perché? Perché è la chance della vita. Grazie al lavoro del mio manager Christian Kerchi e a tutto il team siamo riusciti a, diciamo, a trovare questa quest opportunità con un lavoro, perché il lavoro va sempre, sempre fatto da entrambi, sia dal pugile che dal team. E adesso ci giriamo questa scienza mondiale, consci che possiamo far bene. Allora, abbiamo Eugenio Agnuzzi, che è il maestro allenatore di Bugilato. Benvenuto. Buonasera, Grazie. Come è la preparazione, come sta avvenendo, che tipo di preparazione ci vuole per questo incontro? Poi conosceremo anche naturalmente più a fondo il personaggio di Emanuele. Però intanto andiamo sull'attualità. 15 aprile non è così distante. Ah, ricordiamo dove si svolge questo combattimento. Abbiamo anche una locandina eh, Si svolgerà a Tokyo eh, nell'arena di, di Yokohama, eh, che è un'arena molto prestigiosa. Eh, il pugile che andiamo a affrontare, il campione del mondo. Murata ha combattuto sempre a Tokyo eh, in, in, in varie arene diverse, anche allo stadio. È un, un vero e proprio idolo nel in Giappone, nella perché... zona del leone, andate. Sì, ma siamo abituati, non, non è la prima volta che lo facciamo. Siamo abituati a andare fuori casa. e Sono contento che lui abbia già fatto delle esperienze all'estero perché eh, spero che queste cose tornino utili e non si trovi, e non si trovi spaesato eh, di fronte a una situazione che chiaramente a livello ambientale può essere avversa. Eh certo, c'era una bella sfida, eh? Beh, lo Sfidante, sfida alle sfida. sfide. Antonio Greti mai come in questa occasione, eh, eh, ospite dei per la sua grande competenza nel pugilato, rischi e possibilità del nostro Emanuele. Ah. Intanto, Manuel Blandamula va detto che pound for pound, cioè classifica assoluta, è il miglior pugile italiano attualmente in circolazione. Oh, avete visto chi Questo abbiamo qui? Eh? È certificato da Antonio Cretti. È la prima cosa che va detta senza tema di smentita, nel senso che si può parlare degli altri, allora deve dire De Gatoli, insomma. Vabbè, però. però lui è in abbiamo dubbione, il È campione, campione, campione d'Europa in carica, ha lasciato il titolo proprio per poter fare questa sfida, perché questa è la regola dell'ebu, del, dell nel senso che se tu fai il titolo mondiale devi lasciare il titolo europeo e dare spazio ai, agli altri aspiranti al titolo quindi è, ha lasciato il titolo da campione d'Europa. Quindi questo va detto è un pugile dalla grandissima esperienza. Io ho avuto la fortuna di seguirlo nella sua prima uscita da ragazzo a 20 anni, a 21 anni, si fece un, un, Roma, un Londra Roma all'isola di Gersi e lì conobbi eh, Emanuele Blandamura e mi ricordo ancora che. Eh, dovendo fare il discorsetto iniziale no? in cui, Perché facevo, fungevo da capo delegazione Pensi un po' eh, Con la federazione eh. Con la federazione E eh, ho stato appunto invitato Perché lì c'era all'epoca Il discorso Va il giornalista Perché può raccontare anche meglio Tutta la cosa Mi ricordo in quel discorsetto Dissi sì, ragazzi Guardate che qui in Inghilterra Eduso appena suona il gong Questi vassalgono E tentano di buttarvi giù no? Quindi state attenti Perché il puggiato italiano È un puggiato un po' più riflessivo Io mi ricordo Emanuele Che schizzò dall'angolo e distrusse l'avversario nel giro di due round quindi questo è Emanuele un per, ragazzo perché, concentrato e un Pugile determinato perché, come nasce Pugile Emanuele Blandamura? Beh, qui facciamo un passetto indietro nasce a 18 anni scopro la passione per la boxe, un mio amico mi eh, diede un consiglio per tenere a bada diciamo, i miei bollenti spiriti di ragazzo mi mi date questo consiglio di provare a fare il pugilato. E di fatti colsi l'occasione e cercai la palestra di pugilato. Allora c'era il mio primo maestro, Guido Fiermonte, e il quale non solo mi insegnò diciamo, il pugilato, ma più che altro i valori etici di questo sport. E meglio di lui credo che l'imprinting è stato eccezionale. E poi sono, sus sono susseguiti altri allenatori e non disdegno nessuno perché comunque da tutti ho imparato qualcosa. il titolo che è il momento più bello che ha avuto finora? Ma io dei momenti belli ne ho avuti tanti nel pugilato e li ricordo tutti con, eh, con entusiasmo e sono felice di averli vissuti. Perché comunque ogni titolo è, è la vittoria con se stesso. E poi anche, anche quando non c'era il titolo in palio, è sempre è sempre un, uno scalino in più contro se stessi da superare e andare avanti quindi accresci di più la tua esperienza al tempo stesso è un qualcosa che ti dà forza è professionista <ride> è stato dilettante è professionista vuol dire che vive di pugilato allora a oggi fortunatamente riesco riesco a fare solo il pugile ad oggi sì io ripeto spesso questo aneddoto io a 32 anni mi sono comprato la prima macchina e dai 18 fino ai 32, anzi dai 20 fino a quando ho preso la patente, fino ai 32 comunque io non, non mi sono mai potuto permettere una macchina, ma non perché il pugilato o il lavoro non potessero permetterlo, perché la combiné tra le due cose era... È difficile perché non trovi un lavoro che, diga, che dice inizialmente: ah, sei, sei un pugile, d'accordo, ti do tot euro sostanziosi mensili e si sì, puoi andare dove quando vuoi e allenarti. Cioè, nessun datore di lavoro te lo può permettere. Quindi, dovevo trovare dei lavori che mi, mi potessero permettere quindi di allenarmi, di allen sì, sì. e ho faticato spesso a trovare questi mestieri e di fatti, sono andato nelle zone più assurde. Eh, sono andato a lavorare a Pomezia. Lei ricordo... nasce a Udine e viene subito a Roma, sì, mi pare, nella sì, sua storia. Ha esatto. un anno già sta a Roma. A un anno, sì. Vengo cresciuto dai miei nonni Felice e Isabella. Adesso mi sta guardando a casa solo la nonna, perché mio nonno è andato via nel 2014. Una figura importante è stato il nonno. È stato un, penso una di quelle figure che. Non scorderò mai nella mia vita. Noi abbiamo, lei è stato ospite di altre trasmissioni qui di Q2000 eh. dove insieme al nonno, adesso che ne parlano vediamo un frammento se è possibile. Allora è stato importante il nonno? Mio nonno diciamo che è stata quella persona che ha che ha semplificato la mia vita. Lo ha semplificato perché comunque mio nonno ha avuto la forza, ha avuto il coraggio. Visto la sua età, anche. Ecco, li vediamo qui insieme. Ha eh, questa... avuto il coraggio e, e la forza di, di prendere, diciamo, questo fagottino e di, di dare il massimo, anche quando magari poteva fare altro. Lei mi ha detto prima, eh, io, se vuole, avrei insomma, piacere che lo ripetesse. Sì. Forse un grande, un grande match, un, match no, un grande titolo che ha avuto è quello di aver dopo tanti anni riunito. Lo dica lei, sì. Allora, una settimana fa circa ho avuto forse la vittoria più grande. Il 3 dicembre del 2016 sono diventato campione d'Europa. E in quell'occasione, splendida serata. Era, erano presenti dopo 36 anni all'epoca sia mio padre che mia madre sotto lo stesso tetto per la prima volta dopo 36 anni e per me è stato già fantastico quel giorno però mi ero prefissato nel mio cuore nella mia vita mi ero prefissato che forse un giorno ci sarebbe stato anche un dialogo no? anche un qualcosa di molto più sostanzioso e ciò è avvenuto è avvenuto una decina di giorni fa che eravamo tutti quanti assieme a cena fuori. Io, mio padre, mia madre con i rispettivi compagni, mia zia, mio zio, mia nipote e mia cugina. E quello, io ero sotto a capo tavola. Forse lì ho sentito un brivido perché ho guardato mentre tutti mangiavano, ho guardato un attimino in aria, ho fatto l'occhiolino a mio nonno. E lui ho, sentito, ho visto che mi ha sorriso, mi ha detto. Stavolta hai fatto qualcosa di grandioso Io credo di averlo fatto quel giorno L'abbiamo fatto insieme Bravo Emanuele Maestro di bugilato L'abbiamo visto i valori che ci sono Ce l'ha raccontato Come si fa a preparare al mondiale l'atleta E l'uomo Quello che si fa sempre se... se si pensa di fare cose Particolarmente strane eh... Non è così si lavora sulle, su una distanza che è, quella, che è quella canonica, che è quella delle 12 riprese, sulla quale lui si è già cimentato diverse volte. Devo dire dei risultati anche buoni perché abbiamo fatto più volte 12 riprese, e nonostante non sia più un ragazzino, ha dato delle dimostrazioni di, di tenuta atletica soddisfacenti. Si lavora su quello. Chiaramente si lavora su, su un avversario che ha determinate caratteristiche. Ecco, lo studiate al video come fanno gli allenatori di calcio. Assolutamente eh? sì. Se lo vedete, Assolutamente. vedete le sue caratteristiche, sì. i suoi possibili punti deboli che venendo ci sono qua, in tutti. Venendo qua in taxi, ne parlavamo. Gli raccontavo dei maestri del passato che erano costretti a vedere i cinegiornali no? della settimana income. Per vedere qualche spezzone di qualche match americano perché beh, era in epoca dove era, era, non si poteva vedere, si vedeva gli spezzoni di Dempsey piuttosto che di Marciano. No? E dico che viviamo in questa epoca che accendiamo, guardiamo YouTube e ci guardiamo il nostro avversario in tutte le salse. E questo chiaramente è, un, uh, una, cosa, è una cosa bella e chiaramente anche tu sei esposto allo stesso certo, discorso certo, da parte possono... del tuo avversario, ma è tutto, è tutto più vicino, è tutto più, più tangibile e di conseguenza sì, è chiaro. Eh, si vede l'avversario, non deve diventare qualcosa che ti condiziona in maniera troppo... Eh, Troppo pressante. Perché poi il Ring spesso dice una cosa diversa da quella che si è pensati, cioè eh, deve essere una, un qualcosa che, che ti prepara di massima a, a determinate esigenze tattiche. Ma bisogna sempre avere pronti un piano B, perché non sempre poi il Ring dice quello che uno pensava che dicesse. Burata è un campione, a casa sua, molto mila euro. Certo. Potremmo pensare da lontano che se l'è preparata. No, non è che se l'è preparata, sicuramente è una difesa volontaria, quindi eh. ha avuto il privilegio di scegliersi l'avversario e ovviamente vive nella certezza che questo avversario è importante perché il match lo devi fare anche davanti ai tuoi fan, lo devi fare sempre. E Blandamore intanto è un avversario che il match lo fa sempre perché non si tira indietro e loro lo sanno, ma loro ritengono che sia un avversario superabile, perché hanno sicuramente già programmato il match successivo che renderà un valore maggiore dopo che Morata avrà sconfitto il campione d'Europa. È, è tutta una costruzione, poi il team Honda è un team strategico da questo punto di vista, però, come diceva Agnuzzi, il ring azzera tutto. Le differenze si annullano e spesso le difese volontarie sono le più insidiose. La storia del pugilato ci ricorda che le difese volontarie sono quelle dove il campione può cadere, proprio perché può sottovalutare o quantomeno non interpretare bene il match anche la cinematografia più eccellente ci ricorda ce che quando si va a scegliere no? eh, l'italiano sconosciuto fare... non è ma questo fa... il caso perché lui è conosciutissimo ah, lui è il è più alto ha un allungo maggiore ma sicuramente Eugenio già sa come deve fare un pugile contro un avversario una curiosità ha... su... con ah, uh, Emanuele la curiosità è quanto hai pensato hai sognato questo match perché sei arrivato secondo me tardi Dovevi arrivare prima, ma questo è diciamo il problema del pugile italiano che non offre più chance no? importanti a, a pugili importanti, Tu sei un pugile importante, obiettivamente, ecco. Allora, io ti cito, ti cito una cosa che è successa aprile del 1998, quando entrai la prima volta in palestra era aprile e dopo veniva 21 giorni che mi allenavo esuberante. E disse il mio primo maestro Guido Firmonte, maestro io voglio diventare campione del mondo. Lui mi sorrise, mi fece una carezza e mi disse si alleni che ci diventerà. E io ad aprile 2018, vent'anni 20 dopo, mi gioco il mondiale. Quindi questo la dice lunga sulla determinazione, sull'attaccamento. Lui è un pugile che ha avuto tantissime traversie, ne ha raccontata qui qualcuna che abbiamo capito. Aveva pure abbandonato a un certo Aveva lasciato punto per un sì, periodo, per cui ha avuto tutto mezzo. questo che io chiamo, come dire, il calvario del puggio italiano. Lui lo interpreta benissimo, proprio perché non offre più queste occasioni, sono stati bravi la famiglia Gierchi. A organizzare questo match io sono molto, sono molto ottimista credo che l'Oriente ci deve ripagare della sconfitta di Benvenuti eh. con Kim So Kim l'aspetto da 30 anni e quindi credo che sia giusto che Blandamura <ride> ci, ci eh, risarcisca eh, Allora, noi abbiamo intravisto pure eh, la scritta Sioux che ricorda eh, no, eh, gli indiani sì. e c'è un significato perché lui sì. mette queste, perché Blandamura porta con sé esempio, un soprannome o comunque porta sempre questa scritta ed è tutto molto curioso da sentire, ma noi lo facciamo dopo la pubblicità. È breve, torniamo e poi ci spiega perché questo nome SiU. Lo sfidante italiano Emanuele Blandamura ad <ride> aprile salirà sul ring di Yokohama. 17.000 giapponesi che faranno il tifo contro di lui, ma lui vedrete, vedrete cosa farà. E per darsi forza eh, usa questo soprannome, oppure questa scritta sui pantaloncini, Siu, che evoca un po' gli indiani famosi. Perché Siu? Allora, io scopro gli indiani d'America su... mi appassiono su di un libro. E la loro cultura una cultura stupenda, perché comunque è fatta di valori, di sani principi, quello che poi alla fine eh, ho sempre cercato di rispecchiarmi perché comunque per me è nobile arte, e quindi di nobile loro che cosa avevano? Avevano il rispetto sia per l'ambiente circostante, ma anche per l'umanità, quindi anche per il prossimo, ed è un valore che io concepisco al 100%, così come sono, però sempre migliorandoci. Allora, questo, questo nome comincia a appassionarmi no? questo popolo e diventa il mio soprannome di battaglia e poi ci sono dei piccoli aneddoti in questo nome Siux che possono, possono essere molteplici cioè, diciamo ne uno per esempio non voglio, non, voglio, non voglio sbagliare ma sono più che commento che sia anche questo Siux anche loro si erano il popolo lakota e, diciamo, i coloni, quando sbarcano in queste terre, chiedono ai, ai, ai primi, diciamo, popolazioni che incontrano chi fossero quell'altra popolazione, quelli quelli sono i Siux, Ma in realtà era anche un nome abbastanza dispregiativo. Ah. Mm? Quindi, io in realtà in personifico questo nome, prendo questo nome. Perché comunque io ho una concezione di quel tifoso che mi tifa dice Siux, Ma in realtà non mi conosce. Quindi in realtà. È una sorta di. di diciamo. Mm, sì, Immaginario esatto. di, diciamo da chi un po' messo da parte e poi si riscapia. Immaginato esatto. si riscalda. Questo, esatto. questo credo che sia. Diciamo, che, voglia diciamo essere, che poi esce Ma perché è la sua storia, è la sua storia di. Di un ragazzo che veramente con i denti e con le unghie si è inarpicato fino ai. cioè lui si è conquistato ogni, ogni centimetro di questa scalata. Ma la cosa posso chiederlo, signori? Sì. Conosci? Allora il punto è: tu ti potevi, io mi ricordo venne un anni fa in palestra e tu stavi allenando un gruppo e c'era anche Blandamura da una parte, ecco, ma perché alla fine hai scelto questo discolo? Un po' irridente, un po' alle volte con atteggiamenti che possono essere considerati irritanti, perché insomma è un diciamo, longilino bello, muscolare, che insomma, no, ti può in qualche modo far pensare che non è uno che si applica. Ecco. Perché hai scelto Emanuele? Fra i tanti Emanuele, allora guarda, ti dico una cosa sinceramente, eh, ehm, eh, nel nostro ambiente eh, qualcuno in maniera poco corretta. Eh, tende delle volte a corteggiare dei pugili eh, che si allenano con altri maestri dicendo eh, è una cosa che è, eh, odio, eh, eh, disdicevole, non si fa, non l'ho mai fatta però esistono quei pugili che tu dici ma mi piacerebbe se lo, allenarlo, dai, allenarlo a questo costruito. ma non perché tu sei migliore di qualcuno o perché lui sia particolarmente bravo Respiri un qualcosa e dici, mh, abbinato con me eh, potrei tirare fuori qualcosa di buono. Io lo vidi molto, mi piacque molto in una finale di un campionato di dilettanti. Faceva con un pugile che non dico il nome, che era, era strafavorito: tutti pensavano che, che se lo mangiasse a, a mozzichi, come si dice a Roma e invece lui tira fuori una prestazione straordinaria bozzando, fra l'altro in un modo che gli piace molto dalle corde, in difensiva e fa sto match vince e, lì eh, mi colpì molto poi sono passati gli anni la vita quella vera e quella sportiva fa un sacco di giri e alla fine mi sono ritrovato ad allenarlo oh, posso fare la domanda? Sì. Allora, però, Emanuele come fai a sopportare questi individuo? perché io ah, lo conosco eh. E, e questo, questo è l'altro lo... versante, no? Sì, <ride> è perché la... tu sotto questa, diciamo, questa questo sembiante così elegante disponibile... anche di novità, di eleganza, di, nobile di eleganza, in realtà sei <ride> un vero per... e fisico potente. Emanuele, che venite in palestra voi due? Allora, no, allora, devo dire la verità, il maestro è esigente. È molto esigente, però sono contento che lo sia. Ma al tempo stesso eh Diciamo lui ha questa grande qualità di saper mettere tutti al proprio agio. È veramente il maestro il maestro dei maestri, lo chiamo. Eh. Perché, comunque nel mio caso a me ha aiutato molto a. Ma che momento un po' lo di testa? Cioè, ma, ma no, di testa no, più che altro mi fa mi <ride> sanca, sanca, no, io. Una... scusami eh, se ti interrompo, ci okay. sono dei momenti della preparazione. Che è quella fase, c'è cioè un momento che è proprio il picco, la fase più dura, no? senza entrare ah, troppo okay. in gergo tecnico. Poi il pugile è molto imballato perché gli sta facendo un carico di lavoro. E io gli dico, spesso gli chiedo: ai ragazzi, ti sto antipatico in questo momento? Però non dico antipatico, no, però avete capito. Ah, eh, vabbè, per e, quindi... e, e se lui mi dice no, non va bene qualcosa. Dico no, allora c'è qualcosa che non funziona, <ride> perché in quel momento tu gli devi stare veramente antipatico. Perché c'è proprio, si tocca un momento di lavoro duro e, e lì veramente in quel momento ci si sopporta poco. Però i guantoni qui là c'è ancora gli alimenti. Ma moi perché c'ha questo titolo che deve fare il mondiale il campione d'Europa faccio un'eccezione. Perché se no, è veramente una cosa. La tortura. La tortura. Noi, Lassi, noi facciamo invece da... una parentesi. Perché ha parlato prima, <ride> giustamente Emanuele, di rispetto, e sapete, questi ragionamenti, questi fatti incresciosi di questi giorni. Ecco, l'accoglienza e il rispetto. Lo sport dà ancora una volta un grande esempio. Vediamo cosa accade a Firenze, quali sono i sogni di chi lascia, non sempre naturalmente per scelta, la propria, la propria nazione e cerca comunque un'integrazione eh, da qualche altra parte. Sentiamo questo servizio di Marco dell'Oglio e poi torniamo nella parte finale. <ride> Il sogno è quello un giorno di iscriversi ad un campionato di terza categoria. L'obiettivo invece è quello di introdurre, grazie al progetto Dentro e Fuori, tanti minorenni extracomunitari al mondo del lavoro, all'integrazione, alla comunità italiana. Attraverso il calcio, su quel campo sportivo fiorentino, dove molti anni fa mosse i primi passi Paolo Rossi, prima di Andrea Barzagli e poi di Alessio Cragno. Un allenamento a settimana, qualche amichevole qua e là per la provincia fiorentina, per più di 20 ragazzi migranti scappati dalla guerra, dalla fame e dalla miseria. Tutti i lunedì sera assieme a due educatori si allenano per due ore, come i ragazzi più grandi, come i professionisti, aiutati da una società storica come la Cattolica Virtus che li ospita con gentilezza e passione sul proprio campo e da Don Massimiliano, parroco della Fiorentina e della Nazionale. Si cerca attraverso lo sport di sensibilizzare all'importanza dell'accoglienza, dell'incontro con l'altro in questo caso con questi... Ragazzi africani. Il progetto, nato dieci anni fa e finanziato dalla regione toscana, oggi è finalmente diventato visibile a tutti e prossimamente potrebbe anche vedere questa squadra iscriversi ad un vero e proprio campionato dilettantistico. Molti di loro vengono qua proprio per il sogno di diventare calciatori. Poi, piano piano, magari ecco, noi siamo anche quelli un po che li riportano un po' a terra. Con quelli più bravi, naturalmente, li mettiamo in contatto con le società sportive e poi sta a loro fare la loro carriera e la loro vita. Con altri, è un momento invece proprio di, di integrazione dove i ragazzi imparano l'italiano, imparano a stare in un gruppo. Per esempio, io, giocatore per il mio paese, ma quando arrivo qui non ho trovato eh, squadra. Una giovane è mio amico. Amici chiama io, ah, vieni, con me c'è una squadra qui, oh, questo, ma quando arrivo, ho visto qui è buono e loro. È fatto bravi, sì. venerdì 23 febbraio. Palazzetto dello sport a Roma, campionato mondiale per la, base, per la pace per WBC, vero si dice certo. match per la pace Italia contro Messica. Sostegno di Scolas Boxwall Foundation. Andate tutti a seguirlo. Chiusura finale, c'è un team che segue. Naturalmente, non sono solo loro due, lo vogliamo in qualche modo certo. citare. Io devo, devo, non posso non salutare il mio, i miei fisioterapisti, Roberto Zeppidelli, e Stefano Cammarano, il nutrizionista Carmine Orlandi, unito al professor Sanguigni con la nuova tecnologia PowerNux, che è un antiossidante e è un prodotto che stiamo testando. E... Non facciamo troppa pubblicità no, no, eh. Andiamo... no, no. Eh. poi ringrazio l'osteopata eh, Alessandro. Eh, benvenuto eh, lo psicologo, del dottor Arsi e Stefano Ciani, la Pro Fighting la mia palestra a Roma e la, tutta la mia famiglia Bene, che abbiamo visto insomma all'uomo certo. riunita, come se l'immagina quel 15 aprile? Me lo immagino ancora una volta. Io che guardo in aria, ringrazio mio nonno con la cintura dei campioni del mondo. Se avviene, come tutti ci auguriamo, torna qui con la cintura. Assolutamente certo. Grazie Antonio Zippi, grazie, grazie Eugenio Agnuzzi, maestro come avete visto che non lascia. Eponimo. Eh? Eponimo, è <ride> grande in bocca al lupo per quello che possiamo dire, grazie Emanuele Blandampo. Grazie a voi. Arrivederci, noi ci vediamo venerdì, attenzione, venerdì alle 19 c'è una sorpresa, un grande documentario su un grandissimo, iniziano le Olimpiadi invernali, noi ci saremo, venerdì alle 7 c'è Sport 2000 con una cosa veramente clamorosa. A venerdì.